Oh, salve a tutti, benvenuti a una nuova puntata di questa serie su, non ricordo mai come si chiama questo, ah, su, scusatemi, Need for Speed Payback. Chiedo scusa un po' così. Ora, io intanto devo semplicemente, aspetta, intanto devo, qua viaggio rapido, sì. Allora, la scorsa volta, diciamo, abbiamo fatto una gara sola, non l'abbiamo dedicata più che altro, scorsa puntata, a come posso dire, alla ricerca di quella macchina, no? Che avevamo del catorcio, per poi scoprire, diciamo, che il catorcio di fatto è completamente inutile perché parte a un livello talmente basso che difficilmente mi diventa qualcosa di incredibile, anormale. Ora siamo qua, andiamo a fare la nostra prossima gara. Ah. E io so, devo fare, scusate, la prossima gara, che è questa qua della Lega 76, Lega 73, 72, non mi ricordo. Comunque, Lega 70 e qualcosa. Comunque, cioè, facciamo un po' off-road, però va bene. Vediamo la progressione del livello, insomma, così. Ora, in fronte a questa gara, no, penso le prossime, insomma, che la mia intenzione è perlomeno finire queste gare della Lega 73 qua. Almeno la mia intenzione è almeno finire queste gare qua e poi e avvia, dai. Allora, il primo tiro per la moto, e vinci la corsa. Vabbè, proviamoci, dai. Proviamoci. Lega 73, ascoltate. Lega Qui 1. 73. Basta giocare pulito. Datemi una lezione. Sì, dai ragazzi, è ora di fare sul serio. Ok. E adesso si viaggia. Si va di off-road. Un po', io come avete visto poco fa di sfuggita, diciamo, all'autocoso, praticamente, cioè all'officina, mi sono potenziato un po' la macchina per l'off-road, come giusto che sia quando si tratta di dover affrontare queste gare. Tanto siamo primi, siamo già in testa, facciamo un bel salto che non mi dispiace. Oh, no! Merda. Ho saltato il checkpoint. Porca miseria. E mo son cavoli. Ero stato in testa, non lo sono più. Purtroppo questo succede quando si salta un checkpoint, e ora la gara sembra essere praticamente compromessa. Sì, vabbè, proprio male ci sto andando. Aia. No, questa mi sa non la vinco più. Purtroppo mi sono piuttosto fregato con quel checkpoint saltato. Vabbè, capita comunque. Andiamo là, vai, di va, di là. Anche se alla fine sono tutti là. No, sì, però che cosa? Vedi un po' che cosa. Fast Lady Autolog. Ciao. Mamma mia, qua sono andato proprio male, eh. Oh, andiamo là, là c'è l'altro checkpoint. Un po' tagliando, tagliando. Ci si arriva. Sono terzo, i due ce li ho da quasi. davanti. Proprio si sono aperti davanti a me. Bene. Manco 500 metri, non vincerò la scommessa, però
Peccato. Avrei vinto probabilmente anche la scommessa se non fosse stato per quel discorso del salto. La colpa mia. Sfida fallita, l'autolog, vabbè. Non ho vinto la scommessa e vabbè, pazienza, però la gara è fatta. E si va avanti. Speed card, sempre la Colombo, la 1, la 2 o la tarà. Turbo. Io direi che la si invia al garage. Sempre ammesso che la ritrovi, perché come al solito le altre card mi sono scomparse, quelle altre card che ho inviato alla... Comunque tutta la banda fa il tipo per te. La cosa comincia a darmi sui nervi. No, scusa se sono fantastico. Come se dover truccare le corse per la loggia non fosse un problema sufficiente. Ti capisco, sono una rottura per tutti. Ok, e allora andiamo a fare l'altra gara. Vediamo un po' cosa ci dà. Che card ci dà quest'altra gara? Ok. Vabbè, ma scusa, questa macchina non è off-road? Sfruttiamola di off-road. Guarda che c'è qua. Ma che bello che è. No, questi non sono al livello di quelle macchine là. Comunque c'è di una cosa, le attività ci sono, ci sono diverse attività, diverse cose da fare. Proprio il problema di tutto questo è la storia è fra quella è fra virgolette la lore. Ma guarda, un pilota nomade in erba, ci metterò poco. No, io non voglio sfidare il pilota nomade. Io voglio fare questa gara qua nel deserto. Ok, io direi via. Missi oggetti bonus. Accettiamo. Basta giocare pulito. Seppellitelo nella polvere. Bla bla bla. Tu continua pure a parlare. Io continuerò a vincere. Sono tutti così spocchiosi che sono talmente spocchiosi questi personaggi che se non fossi io a pilotarli io spererei che perdano. No! Vabbè. No, scusate, riavvia. Qua proprio non posso, è inutile. Rifacciamolo. Sì. Ah, perché passa la notte, passa il giorno. Poi la notte, poi cala. Vabbè. Vabbè. Ok. Bla bla bla. Tu continua pure a parlare, io continuerò a vincere. Certo. Inizia lo spettacolo. Wow. Allora, boom. Io preso, poi che tira colpì. Ah, che questo qua bisogna colpire. Io perché ho fatto la scommessa? Vabbè, io non colpirò mai tutti quegli oggetti. Però concentriamoci sulla gara. Boom. Sterce, poi un pilota che si chiama Sterzo. Comunque, grazie, ok. Intanto ho colpito 4 oggetti, non so come e non so quali. Non so che oggetti possa aver colpito io, però va bene. Vabbè. Ok, si continua la gara. Io va bello salto. La cosa buona è che una cosa bella pensata è che oltre al checkpoint, un checkpoint, diciamo, mi mostra in un certo senso un puntino del checkpoint dopo, proprio
durante la gara. E questa è una buona cosa, così uno si sa un attimo regolare, soprattutto queste gare fuori strada. È un'ottima cosa soprattutto per sapersi regolare eventualmente dopo. Poi non abbiamo colpito tutti quegli oggetti, però si è vinto. E abbiamo anche vinto una sfiga con l'autolog. Io ho colpito soltanto 5 oggetti, 6, e vabbè. Amen per la scommessa, direi. Tanto 13.000 comunque sono fatti. E altra speed card, la 1, la 2, la 3. La 3, sempre la 3. Monoblocco numero 5. E qua si può montare. Direi che si può montare. Ok. Ed abbiamo l'ultima per quanto riguarda questi qui. Questi allegri bontemponi. Abbiamo l'ultima. Qualcuno potrebbe cominciare a pensare che sei un vero pilota. Sarà meglio chiarire subito come stanno le cose. Vuoi dire che avrò il piacere di darti una lezione, Udo? Facciamo così. Tu battimi e io ti dirò dove puoi trovare un catorcio. Dimmi dove e quando. Oh signore, un altro catorcio. Io ve lo dico, non lo vado a cercare, perché tanto ho capito che non ha tutta sta grande utilità. Non lo vado a cercare, io ve lo dico. Intanto vado giusto all'officina per vedere se posso potenziare ancora un po' la macchina. Bom, no, sbagliato. Di là. Sorry, Ah, scusa, dato una cosa, scusate. Postazioni, perché io mi sono dimenticato una cosa. Audio. Ok. La musica direi toglia, perché sennò. Perché è giusto così. Accedendo all'officina. Allora, qua monta. Vediamo che. Lo faccio io. 3, 5, 5, 6, 3. Allora. Non è che c'è qualcosa di rosso? L'amore che non posso, no. Allora, cosa c'ho da capire? Scarico e centrali. No. Quanti ne ho di Sebon? 6? No. Direi di no. Allora, io potrei. Allora, cambio. Qua c'è la centralina e monoblocco. Quello che c'ho io. Allora, cambio. Centralina. Sono tre cose abbastanza alte di livello, quindi non ci combino neanche molto. La testata. La testata potrebbe servirmi. Io un po' qua salirei a 193. Dame, dai. Sì. Non ho i bonus per quei discorsi, però vabbè. Allora, qua 4 e 5 ne te, qua direi scarico. Allora, io vedo per lo scarico. C'ho qualcosa per lo scarico? C'è questo 6 che è di stock, insomma, ma non ho altro. Tutte e due la stessa marca. Niente. Vabbè, comunque abbiamo portato già 198. Può essere un buon inizio, un buon riferimento. Qua ci sono 170 gare tutte assieme. Non so che cosa. Comunque, andiamo da Udo. Udontoiatra. Allora, a parte sta cosa, attività e velocità, che non ho mai capito che mai mi è servito, però no, vabbè, ciao, io devo andare a fare sta gara. Tanti saluti. Tanto questo è un po' di strada, no? E lo sfrutto la fuoristrada, come ho detto. Cartellone vicino.
Non l'ho preso, però ok. Repete, no. Come ci sono finito là sopra? Va bene, ok. Va bene, in qualche maniera ci sono finito. No, boom. Allora, gara sprint, noche de muertos. Io eventualmente uno poi posso eventualmente provare. Intanto andiamo a sta gara con Udo. Udon Toyatra qua, Udo. Copri una distanza di salto di 60 metri e vinci la corsa. Va bene. Può capitare, se nel percorso può capitare. Spero che tu sia Ora, pronto, Udo. vediamo due macchine che Ci parlano. sarà da divertirsi. Yeah, ci sarà da divertirsi, cazzo. Porca puttana. Vai, Andiamo, Udo. andiamo. Ciao, Udo. Tanto se vado fuori strada. No! Non era. E vive No. fuori strada? Viva fuori strada, sì. Volevo fare. Vabbè, ci sarà un punto dove fa il salto. Ho cosa ci fatto fai un in America un salto! inglese come te? Mi piace il clima, ma dai, Ti questa è la piace il patria delle clima? gare nel deserto e dei trophy track. Bella risposta. Questo in teoria, la realtà è molto meno affascinante. Potrebbe andarti meglio, eh? Sto ancora scaldando. Infatti. Vola, baby! Mamma mia. Ok, Udo, tanti saluti, io c'ho una gara da vincere, eh. Vale là. La cosa bella fuori strada è che puoi cheatare legalmente. Puoi fare cheating legale fuori strada perché tagli tutto il tagliabile. E va bene così perché è fuori strada. Solo parlare. Ma cioè, in effetti meglio che se ti guidi vero, però. Oh! Audo! Che cosa mi hai fatto? Oh! Nitro questa sconosciuta, direi, Senti, però, eh. Lega 73. Qualche legame con l'aerodromo? Certo che sì, ci andavamo a cercare Ugo quando era ancora una base militare segreta. E andavamo fuori strada se ci scopriva. Pazzesco! Aspetta, scherzi. Sì. Aspetta, Non finisce qui. scherzi. Oh, invece sì. Vabbè. E si va di qua. Poi. Quando l'ho saputo di te, ero certo che saresti stato un idiota arrogante. Sì? Sei un idiota arrogante. Sai correre. Bene. Sono, sai, quelle epic quelle frasi di sportività fra piloti clandestini, ma che bello. È bello la cosa è che io un centimetro del tracciato non lo sto rispettando. Un centimetro. Comunque vai. Ok? Ciao Udo. Tanti saluti Udo. Ok, Sai hai che ti vinto anche dico? questa. Adesso mi faccio un bel selfie per festeggiare. Nessuno credeva nella rimonta. Ma quale rimonta? Comunque, il salto l'ho fatto 96 metri di salto. Probabilmente. Non so se tutto assieme o addirittura mi conta sommato. Comunque, salti li ho fatti. Fatto tutte cose. Bene. Ho R5 livello 5. Dai, speed card. La 1, la 2 o la 3? Testata. Io la invierei al garage. La si invia al garage. Sempre ammesso che la ritrovo, dobbiamo vedere anche questo. Oh, gruppo missione completato.
sconfitta in Cassazione la Lega 73, sbloccate 9 macchine da comprare, cose belle dal mondo, Volkswagen GT Club Sport, un altro fuoristrada, Ford F50 Raptor, e c'ho la macchina un po'. Ah, c'ho la consegna. Hai guidato da campione. Ti dirò dov'è il catorcio della 240Z. Sei un vero pilota da fuoristrada. No. Grazie. Anche tu non sei malaccio. Non puoi. Staremo lontani dall'aerodromo. Te lo sei guadagnato. Senti, passa dall'officina qualche volta. Magari Rava riesce a trovarti un motore decente. Ci penserò. Ci vediamo, carne fresca. Quando carne fresca. Siamo qua. Ma che bello, vede proprio la... Che bella sportività. So dove trovare una 240Z. Davvero? Portala al garage. Con i ricambi giusti forse la sistemerò. Inoltre, i ragazzi della Lega 73 ti lasceranno in pace. Ma... Allora, intanto voglio capire che sono questi. Qui, Mac. Sei l'amico di Tyler. Lui dov'è? Devo parlargli. Subito. Chi saresti? Ah. Chi sarei? Babbo Natale. Cosa credevi? Ho qualcosa per voi, ragazzi. Un regalo di Natale anticipato. Ok. L'opportunità di colpire la loggia. Dì a Tyler che dobbiamo vederci. Gli invierò i dati. Ah. Ma è la cosa, lo scommettitore. Bene. Allora, io fare, c'è qua, c'è questa gara, ma che cos'è, gara sprint, sarà tipo corsa cosa a tempo, allora, però intanto, allora, intanto sono al rivenditore, vediamo il rivenditore cosa, vediamo cosa. Allora, fuoristrada ci avrei questo 130x39 Mustang, ma proprio bene. Ah, però queste sono bloccate. Ok, la quella più sbloccata che c'ho 100 sta ad oggi fuoristrada ad oggi. Sì. Direi di uscire al rivenditore. Detto questo, ora vorrei andare alla... Perché io, l'altra volta io non trovavo alla garage. Viaggio rapido, andiamo al garage. Perché l'altra volta io di fatto non ho trovato, non ho completamente trovato le mie macchine. Io che avevo macchine, quelle vecchie, quelle belle, quella mia iniziale, bella potente, eccetera. Ne ho preso un'altra, ci ho preso il catorcio per portarlo qua. Ci ho preso il catorcio, ho provato il catorcio per vedere. E ho perso la macchina. Allora, e ora vediamo un po'. Chevrolet, Subaru Impreza, Nissan, c'è la Ford. Slot catorcio, perché ogni volta... Allora, io voglio capire un attimo la situazione. Perché io avevo una macchina, quella belle potenti. Dove sono andate a finire? Chevrolet, cioè, sto fuoristrada, derapata. Dove sono le mie macchine, quelle belle? Dove sono andate a finire? Intanto selezioniamo queste. Allora, vendi a... Cambia da... Ora ragione, infatti lo vedi che la Buick è qua. Scusa, 199, scusami, dico. Io direi, là c'è il magazzino, è un altro disco, perfetto. Ah, seleziona auto. Mi dicono che questo è possibile. Allora, selezioniamo. Tuning assetto, vernice, tuning. Cosa? Le curvature, io voglio capire se curvatura che cosa, anteriore, posteriore, non... sì, va bene. Poi performance. Ah, allora, montato in questa categoria,
auto da corsa? Ma io ce le avevo. Guida, io le avevo. Io le avevo le card, le avevo. Allora, io come al solito. Io e siamo sempre. Allora, io facciamo una. No. La Chevrolet, la Subaru, la Nissan, la Ford. Vediamo cosa fa. Allora, io. Derapata, questa è fuori strada, parte da 144. Seleziona auto, voglio vedere un attimo questa. Perché non funziona il discorso delle macchine, delle cose. Allora. Io le ho inviate. Che fine hanno fatto le che fine fanno le speed card che invio al garage? Io a sto punto le scambio. Io allora, o sono io che in qualche maniera me le perdo o non lo so. Allora, slot catorcio. No. Corsa. No. Io direi alla una macchina alla questa Ford Mustang fuori strada, no, no. Ah, l'altro fuori strada, l'altro fuori strada, questo qua. Allora. Allora, scambia dal magazzino. Va bene, mi prendo la Buick, riprendo la mia buona cara Buick che mi piaceva tanto. Me la prendo così per com'è. Performance, qua ci sono un po' di. E qua le macchie sono esattamente quelle che io avevo. Allora, io passo tutte. Ora, io voglio capire un attimo una cosa. Allora, venderti scambia. E a sto punto me le scambio perché tanto non me le conserva. Quindi, tant'è, gli faccio gettoni scambio. Se son perse, se son perse. No. Ok, poi qua seleziona scambia, sì. Qua seleziona, qua si scambia tutto e faccio i gettoni almeno no, gnagna, ok. Almeno sì. Ci ricavo qualcosa così, no? Allora, ah, facciamo una cosa, io direi basta così e usciamo dal garage con la nostra cara Buick che piace tanto. Allora, io direi poter andare alla prossima gara. Noi abbiamo fatto tutte quelle robe. Allora, penso che e adesso è Tyler, l'altro simpaticone. Colpo in autostrada. Andiamo a fare sto colpo? È una prova a tempo, tra l'altro. Oppure si fa questa corsa notturna gara sprint. Io mi farei questa, dai. Facciamo la corsa notturna gara sprint. Facciamo la corsa notturna gara sprint. Tutta Buick è bella potente. Un albero l'ha buttato giù che. Proprio. L'ha falciato un albero. Ok, allora. Va bene. Andiamo. Se va de Buick. Ah, la buona cara Buick. Che forse non è adatta per l'autostrada, però ci possono fare delle allegre gare. Delle care gare in allegria. Ma questa gara io l'ho fatta o no? Cara. Notturne, no, no, sembra che non l'abbia fatta.
Oh sì. Non l'ho capito. Cos'è Speedwall? Non so se queste gare sono gare in più o sono gare che ho già fatto. Mi sa che sono gare che ho già fatto, niente. E allora scherzavo, devo andare là. Andiamo a fare queste cose all'autostrada. Sono gare che ho già fatto, mi sa. Anzi, io ora verifico subito. Perché se mi spunta la stessa cosa. Infatti. Infatti. Sono gare che ho già fatto e allora andiamo a fare il colpo in autostrada. Olè. Ah, ho fatto un nuovo record. Ovviamente subito dopo poi ho centrato un muro. Vabbè. Ripeto, la storia continua a non... Entusiasmarmi. Però ha un suo senso di divertimento. Nel senso, c'è una mappa abbastanza ampia con un po' di cose da fare. Probabilmente a me ancora non mi si è aperto del tutto, diciamo, il mondo di gioco, ecco. Non mi si è aperto del tutto molto probabilmente. Ancora mi ci vuole un po'. Però ho la sensazione che ci sarà un bel po' di cose da fare. Il problema è che ora sto verificando tante cose. Non sono molto invogliato a farle. Perché, non so, c'ho quella. C'ho quella brutta sensazione di riempitivo di attività praticamente inutili. Però, boh, vediamo. Mettiamo quasi una corsa con la Wick. E dobbiamo arrivare al posto. Che può essere un'attività. La mia auto raccomandato 180. Io ho 19 punti guida. Non so quello come siano sopra. Vediamo un po'. Sei qui? Bene, ascolta. La loggia fa arrivare dei convogli in città e nel prossimo c'è la mia Koenigsegg con della tecnologia extra installata. Tu e i tuoi amici la riprenderete per me, ok? Perché dovremmo farlo? Primo, me lo dovete. Secondo, lascerò che il tuo amico Rav gli dia un'occhiata prima di ridarmela. Non servono altri motivi. Ci stiamo. Sì. Ok. Allora, ecco che farete. Ecco che farete. E poi Il camion con la Koenigsegg supererà i confini della città tra 2 ore. Intercettiamolo e prendiamo il carico. Farà parte di un convoglio? Cosa hai in mente? Una toccata e fuga. Fatemi arrivare al camion e io penserò al resto. Rav, hai trasformato la Mustang in un'auto da fuga? Sì. Blindata come volevi, incassa da campione e restituisce con gli interessi. Ottimo. Mac, tu e Rav avete preparato il drone? Sarò la vostra visuale dall'alto. Ok, Bene. mostriamo alla loggia che siamo tornati. Ok. Alla mostra questa, quindi si fa con questa. Perfetto, poi punto Forza, andiamo a d'incontro. prenderci una hypercar. Il drone è online, cerco il convoglio. Raggiungete il punto di ritrovo. Io purtroppo non sono Non so massimo. cosa le abbia fatto Rav, ma la Mustang sembra solida e massiccia. Come se fosse pronta per sfondare. Va bene, ricorda, dai. La loggia avrà delle auto di scorta al convoglio. Quindi dovremo sbarazzarci di loro. Portami al camion prima che raggiunga il tunnel di Amber Valley. E siamo a cavallo. Non avranno sorveglianza Va aerea, bene. Mustang. L'ideale per una toccata e fuga. Un piano perfetto. Nel caso peggiore ci Boh. improvvisiamo, no? Non sarà Certo. necessario. Mac, da quanto conosci Jess? Lei ha sempre un piano B. Oh, è un piano C, un piano D, oh, un piano E. Puoi dirlo forte. Bene. Quindi è una che pensa Adesso che sempre a avete trovato tutto. il punto, Abile insieme faremo stratega che pensa a GPS. tutte le variabili. Non Bene. sono qui per i brividi, Mac. Sono qui per lavoro. E ci divertiremo. Ho sbagliato? Davvero, ragazzi. Voglio aiutarvi ad arrivare al rush. Nient'altro. Dico sul serio. Abbiamo capito, Jess. E perché stiamo facendo sta pezzo fuori strada? Tanto qua c'ho bei dialoghi, cioè, vai al rush.
Ok, siamo arrivati. Lo vedo, il capo sta arrivando e ha con sé degli amici. Certo, per giocare tutti in allegria. Vediamo sta bella cosa. Sì, andiamo di là. Passato il camion. Ci siamo. Dai. Devo arrivare al camion prima che entri nel tunnel. Ok. Arriviamo al camion prima che entri nel tunnel. Che significa dobbiamo prima spazzare via. Ci farà avvicinare. Dobbiamo eliminare quegli altri. Con piacere. Ah, una è già andata così. No, però una è già una macchina è già andata. Fuori una, batti una. Proprio un colpo è già andata, poi basta portarlo dove si, come si deve. Ok. Olè. E l'altra è andata pure. È così che mi piace. Prendiamo quel camion. Il camion comincia a correre come un dannato. Vai! Attenzione. Mira il camion. Portami in posizione. Dai. Boom. Minchia, più posizione di così. La mi. E il camion è impazzito. Mi ha frenato davanti. Lo prenderemo. Va bene. Ma che diavolo? Questo tipo è fuori di testa. C'è qualcosa di più grosso in ballo. La loggia non si spreca sul più. Che facciamo? Nuovo piano, dimentica il tuo. Lo prendiamo prima che arrivi in città. Ehi, ma lo vedete anche voi? Vediamo e sentiamo. È impazzito. È diventato folle. Il... Li vedo. Falli fuori. Va bene. Bob. Ora vorrei farlo qua, solo che... Ok. Bob. Uno è morto da solo. Proprio si è bello che è cappottato da solo. Sono dei maledetti carri armati. Li sistemeremo comunque. Allora. Là ce n'è un altro. Altre auto della loggia verso di voi. Ce la faremo. Bellissimo questa cosa. Mi sbatte lui contro e finisce. E finisce male lui. Sbarazzati di loro. Boom. Sì, sento un bel po' di brusio della polizia. Abbiamo attirato pure l'attenzione. Bene, allora diamoci un qualcos'altro? Boom, e l'altro è andato. Però ecco già anche questa gara e questa attività è un po' diversa ed è abbastanza divertente questo di... È ora di farla finita. Raggiungi il camion prima che entri in città. Ora e ora c'è sta cosa di seguimento qua con le distruggere macchine cose. È già particolare, molto Destruction Derby, diciamo. Ora il collezionista impazzirà quando saprà che gli abbiamo preso il nuovo giocattolo. Vendetta, baby. Non ce la farai. Vendetta, baby. Mamma, so, vendetta vera, non finirò in galera. Mamma, truce Baldazzi. Che cosa? Mi è venuta una brutta idea. Mac? C'è una scala, sali dalla destra. D'accordo, dai. Vado in posizione. Ok. Andiamo in posizione. Ecco fatto. Tienila ferma. La... Vabbè. Circo Togni. Olè. Intanto quello tranquillo, cioè guida, sta devastando il mondo tranquillo, Va giù. Jess! Jess! Ce l'hai fatta! Jess! Sì, ce l'ha fatta! Sì, ce l'ha fatta! Ora e mo? Niente male davvero! Gran bel lavoro! Siamo a casa di
siamo lì. La massa antiscotta. Me ne libero e poi vi raggiungo. Jet, hai un casino di polizia. Vabbè. Alle costole. Ce la fai a seminarli? Boh. Non hanno speranze. Sì. Minchia. Ma questa sta macchina è una roba allucinante però. Premi l'acceleratore e il motore romba per un secondo? Oh sì! Ecco, è così, solo che non smette mai. Ah, c'è pure la polizia! Salve! Salve gente! No, non vedo l'ora di guidare! Poi favorisco patente del libretto, ma in questo momento ho un attimo da fare, mi scusi, ho una macchina da portare al suo proprietario, anche se onestamente gli abbiamo rubata noi, però va bene. È divertente. Ecco, ma poi solitamente, cioè, inseguiti poi questi dialoghi proprio all'americanata, inseguiti dalla polizia con una macchina rubata, tipo che è una specie di shuttle con le ruote. Cioè, oh, wow, è divertente, che bello. Cioè, cioè veramente qua dall'impressione che stai guidando tipo una roba. Portatela nel garage. Diamo un'occhiata sotto il cofano. E diamo un'occhiata sotto il cofano. Ok. Missione riuscita, colpo in autostrada. Abbiamo sbloccato la nuova auto a rivenditore. Lotus Exige S. Altra auto nuova sbloccata a rivenditore. Cosa di Mercedes AMG. Bella. E mo? E così? Ora Tyler. Hai perso l'auto. Uno spiacevole fallimento che non deve ripetersi. Chiunque sia stato lo troverò, te lo posso assicurare. I miei investitori sono impazienti. Ti ho tirata fuori dal barrio perché pensavo fossi affidabile. E lo sono. Me lo auguro. Quello che c'è sotto quel cofano vale più della tua vita. Ah, bene. Spero non sia opera tua, Morgan. E purtroppo lo è. Purtroppo lo è, caralina. Ma non è una bella giornata per la Lina. Mi dà di no. Tyler, qua che dice? Gli uomini hanno preso la reghiera. Miller ha devastato l'assetto e i freni con la sua guida. Ma non glieli addebiterò. Che generosità. Vero? Ascolta, dobbiamo vederci. Come? Ora? Sì, ora. Vieni in centro, ci vediamo da me. Casino Elysium, sul retro. Va bene. Boh, io direi che da Wade ci andremo nella prossima puntata. Quindi, detto questo, saluto tutti quanti voi e alla prossima.